Si può tornare a fare sport dopo il lockdown, ma attenzione alle mascherine. Ci sono molti rischi per la salute dietro l'angolo, soprattutto per gli amatori e coloro che si improvvisano atleti. L'immobilità degli ultimi 60 giorni, per alcune persone anche da più mesi, e il consumo eccessivo di grassi animali, alcolici e carboidrati complessi può generare infortuni fin dal primo allenamento. Strappi, allungamenti, affaticamenti muscolari, difficoltà respiratorie. Per chi vorrà riprendere un'attività fisica, il consiglio è farlo in maniera graduale, leggera, senza forzare, senza anticipare i tempi. È consigliabile un'attività aerobica a bassa intensità e non di lunga durata. Le attività consigliate sono appunto la camminata a passo lento, la cyclette se la si possiede in casa, il tapis roulant. Guai a praticare la corsa e gli sforzi eccessivi con la mascherina che copre naso e bocca, in quanto si respira una quantità maggiore di anidride carbonica e si rischia di andare in alcalosi o addirittura di svenire. Ecco che i personal trainer quindi vengono in nostro soccorso, consigliandoci come risvegliare il nostro corpo. Andare subito a correre dopo 2 mesi di inattività fisica può portare gravi danni a strutture legamentose, strutture tendine, strutture articolari. Uno dei problemi principali a cui si può andare incontro, soprattutto svolgendo attività fisica con la mascherina, è sicuramente l'alcalosi. Per alcalosi respiratoria intendiamo una condizione a causa della quale si può andare incontro a spasmi muscolari, a crampi, a contrazioni muscolari. Seguiamo vari tutorial che ormai stanno vedendo su YouTube. La cosa migliore è quella di affidarsi a un professionista preparato che sappia comunque effettuare una valutazione del soggetto con esperienze pregresse nell'ambito dello sport, eventuali infortuni passati e status attuale di fitness. Il consiglio che noi e lo staff ci sentiamo di darvi è quello di affidarvi a dei professionisti, soprattutto facendolo sempre nel rispetto di quelle che sono le normative e i decreti emanati. La salute è un diritto di tutti, rispettatela. Quindi anche se scendete in strada, rispettate le distanze di sicurezza e utilizzo dei sistemi, dei dispositivi di sicurezza.